Con i giovani l'Europa ha una marcia in più e questo è il titolo dell'incontro che si è svolto stamana al liceo scientifico Leonardo di Agrigento. Protagonista dell'iniziativa il vicepresidente della Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni del Parlamento europeo, Salvatore Iacolino. L'obiettivo dell'incontro è stato quello non solo di rafforzare e rilanciare il confronto con gli studenti e il mondo della scuola, ma anche un'occasione per riflettere sulle condizioni di sviluppo della democrazia e della riconoscibilità dei diritti e dei lavori, per comprendere meglio le opportunità socio-economiche che l'Unione Europea mette a disposizione dei giovani. L'Europa è più vicina di quanto non si pensi, molte cose importanti vengono decise in Europa, il Parlamento ha rafforzato i propri poteri ed è giusto investire sui giovani, sulle loro conoscenze, sulle loro abilità, sulla loro volontà di rinnovare per migliorare l'offerta dei servizi, utilizzando al meglio le risorse europee per valorizzare questa splendida realtà che è la Sicilia, partendo da Agrigento e impostando un ragionamento che guarda realmente agli strumenti che possono essere utilizzati per favorire crescita e sviluppo sostenibile. Abbiamo puntato sui giovani, premiando le loro attività e portandoli a Bruxelles per far capire loro quanto siano importanti le istituzioni europee e quanto sia importante dialogare con loro. Abbiamo colto l'occasione per avvicinare i nostri alunni del liceo scientifico Leonardo alle tematiche europee. L'Europa oggi ha una presenza più concreta e più reale nella vita dei giovani in particolar modo. Ai giovani viene riconosciuto ora il diritto di partecipare alla globalizzazione del mercato del lavoro. I nostri giovani sanno già che nei prossimi anni probabilmente il loro luogo di lavoro non sarà più la città di residenza, forse neppure il nord Italia, ma potrà essere l'Europa. Promuovere la cittadinanza attiva e migliorare la comprensione reciproca fra i giovani è l'unica strada quindi per poter portare a compimento il processo di unificazione europea.